Ciao a tutti! Oggi prepareremo la schiacciata alla parmigiana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono semola, farina di tipo 0, acqua, zucchero, sale, olio, lievito, melanzane fritte, salsa di pomodoro cotta, mozzarella tagliata a pezzetti e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la semola, la farina, il sale e l'olio ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, dividere in 2 parti uguali. Stendere con il mattarello formando un rettangolo. Trasferire in una teglia rivestita con carta da forno. Condire la base, mettere la salsa di pomodoro, le melanzane, mettere l'altra salsa di pomodoro, polverizzare con il parmigiano e la mozzarella, mettere momentaneamente da parte, stendere l'altro impasto e posizionarlo sopra. Sigillare bene i bordi. Spennellare la superficie con un'emulsione di acqua e olio in parti uguali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 20-30 minuti circa. La schiacciata è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Schiacciata alla parmigiana. Grazie e alla prossima ricetta!